ha trionfato il Sollevante nella 19ª edizione del concorso lirico internazionale Città di Alcamo, organizzato dall'Associazione Amici della Musica di Alcamo, primi 3 premi infatti a cantanti di Corea del Sud e Cina. Primo classificato il sudcoreano Bang Seung-ju, tenore, secondo il cinese Zhang Litao, basso, terza la sudcoreana Ko Seung-ye, soprano. Hanno ricevuto il premio internazionale per la cultura Città di Alcamo Monsignor Francesco Cocco Palmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e l'ammiraglio ispettore Vincenzo Melone, comandante del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, in particolare per i meriti nelle operazioni di salvataggio di migranti nel Mar Mediterraneo. Premio non alle mie capacità canore, purtroppo, ma alla bontà, all'amicizia del professor Bambina, che conosco ormai da 15 anni e con il quale sono sempre rimasto in ottima amicizia. Sono rimasto colpito non soltanto dalla bellezza della città, ma anche dalla sontuosità di questo avvenimento, e riflettevo dentro di me, dicevo, promuovere la cultura è qualcosa di tipicamente italiano e cristiano, specialmente la cultura musicale è capace di creare quella comunione tra persone, tra paesi, che abbiamo visto concretamente qui. Abbiamo visto ragazzi, tra l'altro cantanti molto giovani, questo è un valore aggiunto, che provengono da tanti paesi, soprattutto direi da paesi dell'est, con i quali a volte abbiamo più difficoltà ad avere
relazioni di comunione. Quindi promuovere la cultura della musica a questa valenza. Ma poi dicevo qualcosa anche di esplicitamente cristiano, perché cultura significa bellezza e Dio è bellezza, e quando io colgo la bellezza non posso non cogliere anche Dio. Quindi promuovere la cultura significa in qualche modo promuovere la comunione con Dio. Quindi sono molto ammirato di questo. Qualcuno mi aveva chiesto oggi in una certa occasione, ma che cos'è il ministro della giustizia della Santa Sede? Non tanto del Vaticano, perché il Vaticano è uno Stato, per quanto piccolo, ma è uno Stato e ha la sua legislazione. Io sono, posso dire, ministro della giustizia della Santa Sede, cioè della Chiesa Universale, perché in diversi modi, non io personalmente, solo io personalmente, ma il mio dicastero, che si chiama appunto dei testi legislativi, promuove il diritto canonico. Il diritto canonico è il diritto della Chiesa. È difficile adesso spiegare ulteriormente o dare degli esempi, ma probabilmente avete sentito parlare in questi ultimi tempi di una parte della riforma che il Papa Francesco ha promosso della procedura per la dichiarazione della nullità del matrimonio. Molti si trovano in questa condizione, quindi vanno dai tribunali della Chiesa e chiedono: il mio matrimonio è valido o non è valido? Puoi dichiarare eventualmente la nullità del mio matrimonio? Per fare questo è necessaria una procedura che adesso è stata rivista, semplificata, resa più accessibile ai fedeli, e questo è il diritto canonico. Noi nel nostro dicastero, che è una parte della curia romana, cosa facciamo? Sostanzialmente diciamo al legislatore, che è il Papa, sarebbe bene intervenire in questo punto perché manca una legge, oppure c'è una legge invecchiata, allora sarebbe bene intervenire e fare una riforma, come in questo caso. Oppure noi, in questo senso, possiamo essere paragonati alla Corte Costituzionale, diciamo se una norma nuova è coerente o no con l'ordinamento generale della Chiesa già in vigore. Diamo molte risposte di interpretazione delle norme vigenti e così promuoviamo, cioè, il diritto canonico, che è, ripeto, il diritto proprio della Chiesa. E è bello che questa sera sia stata messa in luce anche questa realtà della Chiesa e anche quello che noi stiamo facendo. Quindi grazie, complimenti ancora, andiamo avanti in questa associazione e nella sua attività. Certamente il sindaco e l'amministrazione comunale sono molto sensibili, l'ho visto questa sera in alcune occasioni, e adesso non voglio parlare a nome suo, ma certamente sono sicuro che c'è una ottima disposizione, anche perché questo festival, questa manifestazione parla nel mondo intero di Alcamo e della sua bellezza, e quindi continuiamo. Siamo veramente onorati di ricevere questa testimonianza, e lo siamo doppiamente perché lo riceviamo in Sicilia, terra di accoglienza e di solidarietà, più di chiunque altra regione. E questo lo ha dimostrato negli anni, continuamente presente. Ovviamente Lampedusa rappresenta il massimo di questa accoglienza e di questa disponibilità. Io mi sento di dire che comunque il sistema paese che sta facendo molto, e spero che possa essere di esempio per tutti gli altri paesi, perché non ci dimentichiamo, noi lavoriamo a mare insieme ad altre forze, ma a terra c'è tutta l'attività dell'accoglienza che fa capo alle prefetture, ai comuni, forze dell'ordine, la magistratura. È il sistema paese, con le difficoltà che ci possono essere nel
governare un fenomeno di questa portata biblica che sta facendo, che sta dando il meglio di se stesso. L'augurio è veramente che anche l'Europa, ma io dico che non basta più nemmeno l'Europa, perché qui parliamo di milioni di persone, qui parliamo di un continente intero in movimento, facciano la loro parte. È un dramma di una dimensione incredibile. Tra l'altro avrò occasione di far vedere queste stesse immagini, perché queste parlano, questa è la realtà, questa è la verità. Questi uomini e queste donne, ragazzi italiani, stanno dando una seconda opportunità di vita a coloro che traggono il salvo. Ascoltiamo adesso alcune interviste realizzate prima della fase finale del concorso. Diciannovesima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Città di Alcamo. Francesco Bambina, si rinnova questo importante appuntamento musicale, culturale, sicuramente dal punto di vista internazionale una bella, importante vetrina per la città di Alcamo. Francesco Bambina, allora quest'anno quanti hanno aderito, quanti sono i partecipanti? Quasi 50 giovani artisti, ne sono arrivati circa 30, siamo attualmente nella fase di semifinale, oserei dire quella più dura anche per l'impegno che deve porre la giuria internazionale nei riguardi di questi giovani artisti. E qui con noi abbiamo la presidente, signora Cortés, Fiorica Cortés, il maestro Sudan, la signora Cetti come consulente ormai storica. Cetti gentilamente. Bravo, bravo. Allora iniziamo dalla presidente, giusto, dalla giuria tecnica. Lei è romena naturalizzata francese, sì, giusto? Sì, da molti anni. Allora, ci racconti un po' di questa esperienza da presidente, che impressione ha avuto? Ma non ho finito, cioè, finora. In mezzo. Finora, per primo voglio dire che ringrazio a questa città, al presidente, di avermi invitata a questo concorso internazionale di canto, e sono felice di ritornare in Sicilia, dove io anni fa ho fatto tante belle cose in teatri della Sicilia, a Palermo, a Catania, così prima. E adesso è il turno dei giovani di presentarsi per mostrare il loro talento. A livello generale com'è? A livello generale oggi vengono tutti quelli che hanno avuto già dei premi, sono delle voci bellissime, tutti hanno delle voci bellissime, solo che mancano tante cose tecniche, tante cose di stile, ma questo vedremo che succede alla fine, forse che si saranno su un livello molto più alto. Al di là di questo, ai giovani, alle nuove generazioni che vogliono appunto inserirsi nel mondo della musica lirica, della musica in generale, lei che cosa consiglia, che cosa suggerisce? Ma io consigli non posso dare, perché i miei tempi non somigliano con questi di oggi. Oggi i giovani hanno dei grossi problemi di punto di vista finanziario, perché questa crisi ha ucciso veramente in ogni dominio, ha lasciato un grosso buco. Poveretti lottano per avere un posto e non è facile. Io cerco ogni volta che ho dei giovani con quali io lavoro di aprirgli una porta lì e là, ma non è facile. Dico sinceramente che per i giovani oggi è più difficile che mai. Da parte degli enti pubblici incontrate
delle difficoltà, sono forse più le difficoltà che gli aiuti, i sostegni, gli enti pubblici vengono incontro a queste realtà? Non lo so che fanno gli altri, ma per esempio qui a Alcamo io ho ammirato tutta questa organizzazione, perché malgrado il fatto che non ci sono soldi, malgrado il fatto che abbiamo tanti problemi di punto di vista crisi, loro fanno dei sforzi straordinari e riescono a continuare questa tradizione che ormai è arrivata a 19esima, non lo so, edizione già di concorso. Mm-hmm. Lei sa che qui ad Alcamo ci sono molti, davvero molti suoi connazionali che sono venuti a risiedere qui ad Alcamo negli ultimi anni, sì, molti Non sapevo. Romeni. Vi auguro di essere felici con voi insieme. Ecco, qui ho fatto una piccola passeggiata ieri sera con il Presidente, ha avuto la gentilezza di portarci la giuria un po' intorno e mi sono resa conto che un piccolo angolo che è benedetto da Dio. Per la prossima edizione, e questa è un'ultima domanda, poi lasciamo alle sue incombenze di Presidente, cosa consiglia di fare per la prossima edizione per migliorare sempre più il concorso? Io generalmente faccio di tutto per non dare consigli, perché consigli li do in altro modo, non così. Io vi consiglio questo o questo, perché non è né elegante, né, non sono neanche io quella che ho il diritto di dare lezioni, ma credo che loro già lo sanno, perché sono molto organizzate, hanno delle segretarie favolose, tutto è in ordine, tutto è a posto, noi non abbiamo che fare il nostro lavoro. Bene, ringraziamo. Loro non hanno che a continuare, perché fanno tutto questo con il fuoco sacro che hanno in loro e con amore per la lirica. Ringraziamo Viorica Cortese, ed è questa l'ennesima testimonianza, Francesco Bambini, appunto dell'ottimo lavoro che viene da voi svolto, da voi ormai da, si può dire, 19 anni ormai. Allora, dopo domenica 2 ottobre diamo appuntamento alla prossima edizione dell'8 ottobre 2017. Bene, intanto conosciamo anche la signora, gli altri Miroslava Jordanova. Elementi. Buonasera. Celebre mezzosoprano, ecco. Maestro Sudan, direttore d'orchestra, e la nostra consulente Scetti Gentilaventa. I concorsi sempre sono abbastanza difficili, perché devi mostrare molte cose, molte qualità, oltre che la voce, la preparazione, musicalità, conoscere le lingue, eccetera, eccetera. È sempre è difficile per i cantanti e anche giudicare è una grande responsabilità. Però è il modo che un cantante trova la sua strada. Ecco, io sempre sono molto emozionata, perché sono cantante e so che significa essere lì sul palcoscenico e convincere che sei bravo, eccetera, eccetera. Che età media c'è? Età media? Sono comunque molti giovani. Sono giovani naturalmente, sì, sono sì. Le giovani che devono trovare il loro posto nella vita, e questa è un'occasione, un concorso che serve a questo. Bene, bene. Cosa aggiungere, ecco? Che obiettivamente sono tanti anni che lavoriamo alla buona riuscita di questi concorsi, e spero che ci stiamo riuscendo. Va bene, vi lasciamo proseguire. Lasciamo lavorare, grazie. La giuria. Benissimo. Ecco qua, andiamo incontro ai concorrenti, vediamo qui dei volti chiaramente di persone provenienti da parti del mondo. Allora, lei da dove proviene? Where are you from? I'm a journalist. I'm from Washington DC. Ah, quindi dagli Stati Uniti d'America. And what do you think about this experience here? I think it's a wonderful experience. I love the town of Alcamo. I've never been here before, and I think it's great to be around good singers, and it's good to be around lots of people. Love the food and quindi, just love singing. Dei bravi cantanti, soprattutto hai trovato, ecco, gente accogliente qui, ecco, sei entusiasta
it's all okay here. Yes, mm-hmm. I love it. I like the hall, the facility is very nice to sing in, and I'm having a really great experience. And the judges are really nice, and we're getting good feedback, so it's a really positive experience so far. Bene, bene, quindi entusiasta di questa esperienza, abbiamo capito bene. Francesco Bandina è dietro. Francesco Bandina, chi troviamo? Potremmo con lui, perché con, ecco. con problemi di traduzione. Where are you from? From China. From China, dalla Cina. I'm from China too. Ah, dalla Cina. Ci sono parecchi cinesi che partecipano. E poi anche... Argentina. Ah, Argentina. Argentina. Ecco qua. Argentina, parlate italiano voi? Ok, come siete venuti a conoscenza di questo concorso? Come avete conosciuto questa realtà? Attraverso di Cordova, dell'Argentina, attraverso Claudio Acevedo, che è il presidente dell'Associazione dell'Argentina, il baritono evento. Conosciamo altri partecipanti a questo concorso e ne abbiamo una giovanissima da Palermo. Bene, Floriana, giusto? Come è stata questa esperienza finora, prima volta a questo concorso? La prima volta qui ad Alcamo e i livelli sono molto alti. Personalmente sono già molto soddisfatta di essere arrivata qui in finale, visto anche la mia giovane età. Hai già partecipato ad altri concorsi di musica lirica? Sì, anche internazionali, però è la prima volta qui. Con buoni risultati, parlaci un po' di te, no? Ho vinto un concorso internazionale a pedale, sono riuscita a prendere il secondo posto, ad esempio. Poi il primo concorso a cui ho partecipato è stato a Siracusa, dove ho vinto il premio Giovane Promessa, e poi ho partecipato anche ad altri concorsi, dove ho vinto. Ho ancora 18 anni e spero di poter fare ancora molte esperienze e molti altri concorsi. Complimenti, complimenti. E accanto abbiamo un altro. Ecco, da dove proviene? Degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, però parla l'italiano abbastanza adesso, bene. Sì, adesso abito a Roma per imparare l'italiano e studiare canto lirico. E allora, parlaci un po' di questa partecipazione tua a questo concorso. Your experience here... Molto molto bene. Ho conosciuto molti bravi cantanti e la mia prima volta a Sicilia. Prima volta? Sicilia. Il curriculum, hai partecipato ad altri concorsi? Sì, ho già fatto due in Italia, uno a Milano e poi una a Genova, e prima di questo ho fatto molti concorsi negli Stati Uniti, in Chicago e in più in New York, e anche ho fatto un concorso internazionale a Russia. E allora un'altra concorrente che proviene invece dalla Russia, giusto? Ecco, questa esperienza qui al concorso lirico internazionale di Alcamo, che impressione ha avuto finora? Ringraziamo intanto l'interprete. Я вообще очень рада, что приехала в Италию на такой замечательный конкурс. Sono molto contenta, l'impressione è meravigliosa, sono felice di portare la mia arte su questo palco. Bellissimo, semplicemente bello. Benissimo, allora facciamo tanti auguri. Ecco. Grazie mille. Sono molto grata per tutto, c'è il volere del cielo d'Alcamo. E c'è anche una partecipante dalla Toscana, da Firenze, giusto? Sì. Ti chiami? Sofia Folli. Insomma, questo concorso lirico, una buona esperienza qui ad Alcamo, prima volta? Esperienza, per me prima volta anche in Sicilia, quindi bellissimo.
Niente, ho fatto la preselezione a Prato grazie a un'associazione Mettiamoci all'opera di Marco Sizzi, e quindi sono arrivata qua direttamente in semifinale. E purtroppo non sono arrivata in finale, ma sarà per la prossima volta. Bene, al di là insomma del risultato, vuoi parlarci anche delle tue precedenti esperienze o dei tuoi progetti musicali? Tu ti occupi principalmente, è quella la tua attività principale questa? Sì, io sono laureata al Conservatorio di Siena e studio con Nicoletta Maggino a Firenze da tantissimi anni. E niente, sto cercando lavoro e non è facile, però ci sto provando. Come sei venuta a conoscenza di questo concorso? Tramite l'associazione di Prato, Mettiamoci all'opera. Bene, bene. E allora, qui ad Alcamo, che impressione hai avuta di questo territorio? Mi piace tantissimo e anzi, voglio assolutamente tornare a fare un tour della Sicilia. Bene, bene. Con più calma magari. Grazie tantissimo. Prego, grazie a te. La serie di interviste non può chiaramente prescindere dall'ascoltare i pianisti. Abbiamo qui a sinistra... Io, Vincenzo Indovino, questa è la mia prima esperienza qui, diciamo, ad Alcamo, ad accompagnare durante il concorso. Provenienza? Provenienza, provincia di Enna. Già mi conoscerete perché ho accompagnato diversi concerti, ho fatto anche dei concerti di musica da camera qui nella stagione di Alcamo. Però il concorso è il primo anno che partecipo. Quindi è un'esperienza davvero sia formativa per noi pianisti, ma anche importante perché abbiamo modo di conoscere gente che proviene da varie parti del mondo. Quindi sono davvero contento e soddisfatto di aver fatto questa esperienza. Bene, e qui invece? Sì, buongiorno, io sono Pietro Mariani, invece vengo dalla Toscana, e sono della provincia di Massa Carrara, ma risiedo a Firenze. E io mi trovo qui ad Alcamo, ormai questa è la quinta edizione cui partecipo, perché mi porto il maestro Silvano Carroli, che fu anche presidente di giuria nonché direttore artistico del concorso, e quindi da allora poi anche se lui non scende più per il concorso, mi chiamano quelli dell'organizzazione. Ormai è nato anche un rapporto di amicizia, anche perché al di là poi del concorso, della parte strettamente musicale, c'è anche ovviamente un'organizzazione dietro che funziona benissimo, tra l'altro un'ospitalità che poi distingue voi siciliani, devo dire la verità, ormai è veramente un grande piacere essere qua ad Alcamo per il concorso, che è rimasto uno dei pochi, anche devo dire la verità, seri, da quello che sento dire in giro, insomma, visto che c'è un fiorire di concorsi incredibile, tant'è che spesso questo determina anche una dispersione, diciamo, delle persone, dei partecipanti, ma questo veramente è un che funziona e annovera anche presidenti, giuria e giurie veramente prestigiose. E quindi insomma è sempre un piacere essere qua. Nome e cognome? Naimi Muschetti. Da? Da Siracusa. Da Siracusa, sono quindi siciliana. Ecco, anche tu siciliana, quindi finalista. Sì, complimenti. L'ansia cresce. Vabbè, l'ansia cresce perché è un concorso questo molto sentito, no? Quindi tu hai avuto altre esperienze, immagino, altri. Ecco, ci vuoi raccontare un po'? Ho fatto un po' di concorsi in giro per l'Italia, insomma sono stata a Como, a Spoleto, a Milano, a Portofino. Comunque devo dire che il livello qui è anche molto alto, come tanti altri concorsi, anche un concorso internazionale, quindi ci sono un sacco di persone provenienti da tutto il mondo e insomma la concorrenza è tanta. E l'ansia cresce, anche perché ritrovarsi davanti a tre persone così competenti come le persone che sono in questo momento in giuria non è facile. E niente, quindi cerco di far andare via l'ansia, di cantare tranquillamente e di godermela, di divertirmi, perché l'importante è questo, divertirsi. Ecco, questo è il principale progetto della tua vita, nel senso che è un'attività questa musicale che tu svolgi come unica attività proprio? Sì, esatto. Ecco, quindi è una passione che porti avanti sin da bambina allora? Sì, da un po' di anni. Va bene, tantissimi auguri, in bocca al lupo sì, allora per questa finale. Ecco, foto di gruppo finale. Ok, grazie. Sono i bravi. Gli otto finalisti, dai. Sono sette. Sette.
ecco qui i 7 finalisti.